gente che sta a nuovo video, io sono Doina, benvenuti sul mio canale dove si parla di tante bellissime cose. Oggi però non sarà un video di quelli. No, allora, solitamente su questo canale parliamo di sostenibilità, di zero waste, un pochino di minimalismo. Questo canale è iniziato con parlare della mia esperienza canadese, quindi ci sono anche un sacco di video riguardo al Canada se vi possono interessare, e oggi sarà anche uno di quei video. Oggi è un video tranquillo dove parliamo, rispondo a delle domande che mi sono state fatte ultimamente. Allora, piccolo background, nell'ottobre dell'anno scorso, 2019, ho pubblicato un video chiamato Perché lascio il Canada. Ho pubblicato quel video perché, per chi non lo sapesse, per chi non mi segue da tanto, se avete visto quel video, bravissimi, se non avete visto quel video ve lo lascio linkato. Se vi interessa, comunque, le cose che dico là sono ancora valide, nel senso non sono cose che ho cambiato idea a riguardo. Semplicemente per le persone che mi seguono da tanto, che appunto sono state quelle anche che mi hanno fatto la domanda è stata: ma quindi, sei ancora in Canada, non ti sei trasferita? No, tutti sono state gentilissime, sto scherzando. Tutti sono state gentilissime, nel senso che mi hanno fatto questa domanda, nel senso: non dovevi trasferirti quest'estate? Allora, in realtà, in quel video dicevo che mi sarei dovuta trasferire in estate, poi i piani sono cambiati a gennaio, quando vi ho fatto un video chiamato Aggiornamenti, dove parlavo del fatto che al mio lavoro ho avuto una promozione, quindi ho cambiato di ruolo. Ed è stata una promozione che mi interessava tantissimo, per un lavoro che appunto mi interessava, una posizione che mi interessava, alla quale diciamo aspiravo, ecco. Quindi diciamo che i piani erano un pochino cambiati a gennaio, nel senso che avevo detto vabbè, voglio farmi questa esperienza per averla sul curriculum e poi ci trasferiamo in Europa a dicembre di quest'anno. Poi, babam, coronavirus, a febbraio, per noi è stato a marzo, però insomma è successo questo virus che sono abbastanza certa che ha rovinato tantissimi piani a tantissima gente. Quindi il fatto che io non mi sono ancora trasferita, che non mi sono ancora esposta al riguardo, è proprio per questo. Durante questa quarantena ho cambiato idea su tante cose, non ho ancora cambiato idea su tutte le cose che dico nel video riguardo al Canada, non ho assolutamente cambiato idea, quei motivi sono ancora validissimi, tuttora ho questa voglia di traslocare in Europa, cioè la mia voglia più che altro non è dato dal fatto che detesto il Canada con tutto il cuore, è dato dal fatto che sono lontana, ho sofferto tantissimo di nostalgia ultimamente. Durante il lockdown è stato, soprattutto quando il lockdown è iniziato in Italia, quando ho iniziato a sentire a tutti i notiziari cosa sta succedendo in Italia, quanti morti c'erano, ho iniziato ad avere ho avuto tanti attacchi di panico perché ero preoccupata per i miei genitori, cioè i miei genitori, io sono figlia unica, i miei genitori erano là, parlavano tantissimo tutti i casi, tutte le cose, e io ero là che li chiamavo tutti i giorni, ogni volta che mi chiamavano a degli orari strani, perché tuttora i miei genitori devono ancora rendersi conto che avevamo un fuso orario, mi partiva il batticuore negativo, come si dice il batticuore negativo? Vabbè, perché pensavo che fosse successo qualcosa di grave. È stata una situazione veramente orribile da vivere da persona che ha i genitori in Italia con tutta quella situazione, io lontana, frontiere chiuse, cioè non è stato bello ed è una cosa che non vorrei più vivere sulla mia pelle, nel sapere che potrebbe succedere qualcosa ai miei genitori, io sono lontana e adesso hanno aperto le frontiere, ma pensate a marzo, aprile, che era tutto chiuso, se succedeva qualcosa, veramente non voglio neanche pensare a una cosa del genere. Quindi tuttora la mia idea di traslocare è quella, semplicemente io all'inizio è stata una scelta molto d'impulso. Voi direte, ma che cazzo ce ne frega, che cazzo ci racconti i cazzi tuoi? Beh, a qualcuno interessa. Allora, io ovviamente ho fatto una scelta è stata una scelta di impulso, nel senso che ho detto basta, me ne voglio andare, sono stufa, non ne posso più. Questa cosa l'avevo deciso oltretutto nel 2019, inizio del 2019, che era un anno molto stressante, è stato l'anno del mio matrimonio, che c'è stato tantissimo lavoro dietro, tantissimo stress, tantissime teste di cazzo, insomma, ci hanno capiti. Quindi, quando ho iniziato a pensare, ho detto basta, me ne vado, prendo tutto e ciao. Cosa che invece, pian piano, andando avanti, riflettendoci meglio, eccetera, eccetera, ho iniziato a pensare, ma dove vuoi che vada? Prima di tutto io sono sposata, ovviamente, quindi quando penso a un trasloco, non penso solo a me stessa, devo pensare anche a lui. Lui, ovviamente, lui è sempre il gran supporter della mia vita, cioè
lui mi potrebbe tipo praise per il bare minimum, veramente. E quindi lui è ovviamente stato d'accordo, cioè è stato d'accordo nel lasciare il suo paese per me, per traslocare da qualche parte in modo che io sia più vicino alla mia famiglia. Quindi questa cosa l'ho apprezzata tantissimo, e anche lui non è stata una cosa che ha detto oddio chissà cosa faremo, questa sono io quella che si fa mille paranoie, oddio cosa faremo. Ovviamente lui ha una laurea presa in Canada, è canadese, quindi magari in tantissimi paesi c'è la sua laurea che non è riconosciuta oppure è riconosciuta fino a un certo punto. Avevamo anche fatto le pratiche per la laurea per il Belgio, perché il nostro primo pensiero è stato andare in Belgio o comunque in un paese francofono, Francia o Belgio, insomma quelli erano. Proprio perché lui è francofono di nascita, ma è proprio inglese, quindi avrebbe molto più senso fare una scelta del genere. Poi per me, vabbè, a me non cambia niente, nel senso io il francese e l'inglese lo parlo, cioè, a me non cambia nessun paese. Mentre all'inizio è stata una cosa sì, si va, io avevo anche iniziato a mandare curriculum, tuttora mando curriculum in Europa, e adesso col coronavirus immagino sia ancora più difficile avere delle risposte, però purtroppo io non ho mai avuto una risposta positiva, neanche una cosa tipo facciamo un colloquio, conosciamoci, no, secondo me vedono direttamente tu sei in Canada, magari vuoi tipo vai a avere il visto, vuoi avere una sponsorizzazione o roba simile, quando in realtà cioè vabbè. E niente, quindi non ho avuto riscontri positivi. E se mentre all'inizio pensavo mi trasloco a prescindere, cerco lavoro sul posto, che magari è più facile, sono sicura che sia più facile trovare lavoro sul posto perché sei sul posto, però non me la sentivo di dire me ne vado senza che almeno uno di noi due abbia un lavoro, o almeno che io non fossi convinta che lui avesse comunque le stesse condizioni che lui ha in Canada, perché io parlo solo per l'Italia, sapendo come i prof venivano trattati, perché lui è comunque prof di liceo, quindi sta parlando di adolescenti, e di come comunque la situazione dei prof sia veramente in Italia sia non sia la migliore, cioè sono sottopagati, cioè possiamo dirlo, sì, ecco. Mentre qua in Canada la figura del prof, cioè, è proprio super super rispettata. Non dico che in Italia non lo sia, semplicemente in Italia, cioè se sei giovane come lui, che lui è appena uscito dall'università e ha iniziato a insegnare, secondo me ti prendono veramente zero sul serio. Poi vabbè, mi direte voi se siete giovani e dovete entrare nel mondo dell'insegnamento, quindi sono delle condizioni diverse. Oltretutto lui l'anno scorso ha iniziato a lavorare in una scuola che gli piace da morire, gli hanno rinnovato il contratto, lui è molto felice. Io comunque ho un lavoro indeterminato qua, un lavoro indeterminato che non sto dicendo che sia il lavoro della mia vita, però è un lavoro indeterminato che mi fa arrivare fine mese, ok? Quindi io pian piano ho iniziato anche a informarmi su tutte le possibilità per traslocare in Europa, però purtroppo non ho avuto buoni riscontri, e questa quarantena mi ha portato a riflettere su tantissime cose della mia vita, su scelte sbagliate, su scelte di merda fatte nella vita, insomma ci siamo capiti, tanto che sono sicura che io adesso a dicembre non posso traslocare, non traslocherò a dicembre, e non traslocherei a prescindere, cioè non dico che non traslocherei se il virus non fosse arrivato, perché magari se il virus non fosse arrivato i piani sarebbero ancora gli stessi, ci sarebbe ancora quella motivazione dietro, ma col virus, vedendo quella situazione, ma anche la situazione economica, che già in Canada comunque, non dico che si faccia fatica, ma comunque anche in Canada non hanno avuto una situazione proprio pessima, però comunque si vede un po' la difficoltà anche nel vedere nuovi posti di lavoro, perché io comunque anche qua in Canada guardo comunque le offerte di lavoro. Quindi insomma questo brambabà ciccicocò mi ha portato insomma a riflettere tantissimo in questa quarantena, tanti momenti di solitudine, perché sei con te stesso, lavori da casa, 24 su 24 sei sempre dentro gli stessi quattro muri. Io poi sono una che pensa troppo, nel senso overthinking proprio a livello supremo, cioè tipo mi metto a pensare una cosa, ne mi arrivano mille altre, quindi non è molto facile vivere nella mia mente. E quindi niente, ho pensato che sicuramente fino all'estate prossima, finché la situazione non si calma col virus, finché non è detto che neanche l'anno prossimo si calmi, non è detto venga trovato un vaccino, non è detto niente di tutto ciò, non sappiamo niente, è stata una situazione molto improvvisa che secondo me ha fatto aprire gli occhi su tantissimi aspetti, sia della nostra vita personale sia della vita in generale. E quindi questo mi ha portato ad avere un piano B. Quindi io per adesso ho un piano B,
Vabbè, diciamo che io ho un piano B che non dirò per pura scaramantia, io sono un pochino paranoica su queste cose, cioè l'ho detto a pochissime persone in realtà, questo mio piano B, diciamo, quindi se sarà un successo sicuramente ne parlerò qua sul canale, assolutamente, però diciamo che per dire che alla domanda quando mi dicono ma quindi trasferisci ancora? Magari no, non mi trasferisco per adesso, magari non mi trasferisco per i prossimi 2 anni, magari non mi trasferisco per i prossimi 5 anni, magari 5 anni è un pochino troppo nel pensare, però comunque no, per adesso non mi trasferisco per tutte le motivazioni che ho detto prima, e quindi per adesso sarò ancora in Canada. Non so se mettere quel video privato, quel video del Canada privato, perché magari qualcuno lo troverà, che ne so, tra 8 mesi, dirà ma questa ora in Canada, che sta lì? Però potrebbe essere una cosa d'aiuto per chi magari si trova in una situazione simile, che magari è in un paese straniero e ha le stesse cose, cioè ha quello stesso feeling di che ti manca casa, che ti manca quello, che non ti trovi bene. Nessun paese è perfetto, questo lo so, anche il Canada, non sto dicendo che il Canada sia un paese di merda, anzi ha tantissime cose positive, come anche tantissime cose negative, ma credo ovunque sia così, quindi non sto cercando la perfezione in un paese, semplicemente volevo veramente essere più vicino alla mia famiglia, ai miei amici, perché come dicevo anche in quel video, io qua non ho tante amicizie, per quanto io possa essere una persona molto solitaria, purtroppo alle volte hai bisogno anche di uscire, di svagarti un attimino, ma che non sia solo uno svago con una persona che parli tanto per, ma che sia anche un legame che ti piace tenere nella tua vita, ecco. Quindi niente, per adesso insomma i piani sono stand by, nel senso che il trasferimento è molto molto in stand by, per adesso non ci stiamo pensando, però come vi ho detto se il mio piano B ha successo ve ne parlerò, vi dirò cosa succederà della mia vita, se il mio piano non avrà successo forse ripenserò al trasloco in maniera più, come dire, più... così, nel senso, dai, ci trasferiamo, come andrà, andrà, no? Anche se, insomma, non la sto prendendo molto alla leggera, un trasloco dal Canada all'Europa, perché c'è tanto lavoro da fare. Quindi niente, scusatemi per questo video pieno di cose che magari non ve ne frega niente, che magari non vi interessava, però ci tenevo appunto a parlarvi di questa cosa, perché quando le persone mi hanno chiesto questa cosa sono stata vaga, ma non perché non volessi rispondere, ma semplicemente perché c'erano tutte queste cose da dire e vedete, per voi ho dovuto fare un video di 15 minuti, immaginate mettere tutta questa risposta in un piccolo messaggio, solo gorroica, non ce la faccio. E niente, quindi prossimo video giuro che sarà qualcosa di più entertaining e niente, noi ci vediamo la prossima volta, spero che voi stiate bene, spero che il vostro plastic free July stia andando bene, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!